soddisfazione di aver potuto firmare la prima sfida italiana per la Coppa America. E non c'è dubbio che la partecipazione, la prima partecipazione italiana alla regata velistica la più difficile del mondo è un avvenimento unico per se stesso, rappresenta uno sforzo tecnico, sportivo, finanziario, organizzativo, eccezionale. New York, il numero 37 della 44esima strada. Eccolo, il santo graal del mondo sportivo, il mito, la leggenda assoluta, la Coppa America. È alta 69 centimetri, pesa 3 kg 800 grammi. Da più di un secolo è custodita in questi locali, quelli del più esclusivo yacht club del mondo. Due minuti alla boa! Partecipazione alla Coppa d'America è il massimo che si può avere velisticamente come avvenimento. Abbiamo degli avversari molto forti, molto esperti, noi arriviamo per la prima volta, faremo il possibile. Dicono che andiamo per perdere. Io ho sempre detto che no, che noi andiamo per vincere. E il fatto che siamo qui è che abbiamo un temperamento, diciamo, da combattenti e da vincenti. Dopo due anni di meticolosa preparazione, il consorzio sfida italiana America's Cup è pronto. Cino Ricci, skipper di Azzurra, guiderà 30 ragazzi in una impresa che appare difficilissima per un esordiente. Newport, mecca della vela sportiva e teatro dell'America's Cup dal 1930, vedrà per la prima volta una barca italiana sfidare l'imbattuto New York Yacht Club. Oltre ad Azzurra, altri sei sfidanti ambiscono al titolo di Challenger, cioè dell'unico scafo che ha diritto a partecipare alla finale contro gli americani. I canadesi, che dopo le due sfide del secolo scorso si ripresentano con Canada One. I fortissimi australiani, che già sei volte sono giunti in finale e quest'anno sono a Newport con tre barche, Australia 2, Challenger 12 e Advance. Gli inglesi di Victory 83 per l'undicesima sfida britannica. E infine i francesi di France 3 a perpetuare la tradizione del barone Bic, il re delle penne a sfera, che sfidò in quattro edizioni. Nel campo di regata, un triangolo di tipo olimpico, le partenze vengono date in coppia. Una barca contro l'altra, secondo la formula del match race, una sfida con un solo vincitore e uno sconfitto. Azzurra si sgancia dalla barca a poggio. I giochi sono fatti. Il duello ha inizio. Dieci minuti prima del via, al segnale preparatorio, le due barche devono trovarsi alle estremità della linea di partenza per entrare nel campo di regata. A inizio, quello che gli americani chiamano circling, il movimento in circolo,
con il quale i due concorrenti cercano di guadagnare la posizione migliore per partire davanti all'avversario. Guardate Azzurra e Australia 2. Sono i 10 minuti più importanti di tutta la regata. Gli scafi sono vicini, danzano in una sorta di rito di guerra sul filo del regolamento. Un piccolo errore può compromettere tutto. Gli ultimi secondi, attimi decisivi in cui tutto l'equipaggio è sotto tensione, fino al via. 5, 4, 3, 2, 1. Dopo una partenza, ne segue un'altra. Fra Victory e Canada, un altro duello. L'ideale è portare la propria prua sulla poppa dell'avversario, assumendo così la posizione di controllo. Nell'ultimo minuto, con gli scafi verso la linea, il navigatore informa il timoniere sulla distanza che lo separa dalla partenza. Five, four, three, two, one. Il percorso prevede sei lati, tre controvento, due a lasco e uno col vento in poppa. Così, mentre Australia e Azzurra scendono con lo Spinnaker, Victory e Canada risalgono di bolina. È questa l'andatura in cui i 12 metri si esprimono meglio. Possono stringere il vento fino a un angolo di 18 gradi apparenti, filando a 8 nodi. Ai giri di boa si vede la bravura dell'equipaggio. La manovra deve essere rapida e precisa. Attenzione a Victory. Rompe lo Spinnaker, ma un equipaggio svelto rimedia in pochi secondi. Australia 2, lo scoglio più duro per tutti, perderà poche volte. Una di queste proprio contro Azzurra. Victory, in questa prova, nonostante l'incidente dello SPI, batterà Canada. Le eliminatorie sono una vera maratona. Spesso si torna in porto al tramonto dopo aver disputato due regate, stanchi, ma accolti da applausi sinceri e meritati. Ogni sfidante deve incontrare sette volte ciascun avversario. 41 prove da disputare in soli 49 giorni. Alla fine, i primi quattro accedono alle semifinali. L'America's Cup non si corre solo in mare. La sera, a Casa Azzurra, il lavoro continua. Le vele usate durante il giorno vengono controllate e piegate accuratamente. Poi a cena, l'appuntamento con la pasta Barilla, arrivata in grande quantità in un container speciale. L'importanza delle vele è enorme.
sono il motore di queste barche sofisticate. Vengono continuamente ritoccate, modificate, ne vengono approntate di nuove. Ma l'incalzare delle sfide non lascia un attimo di sosta. La nebbia, protagonista di sempre a Newport. Per Azzurra, un avversario in più da sconfiggere. La regata è particolarmente difficile. La navigazione diventa strumentale ed è il computer di bordo a guidare i due scafi, come fantasmi nella nebbia. L'equipaggio e la tecnologia di Azzurra si sono rivelate eccezionali in queste situazioni. Al rientro è un altro punto per il Made in Italy, che sconfitta la nebbia ha battuto France 3. Regata dopo regata Azzurra è cresciuta. Non diciamo una bugia se diamo ai 18 grandi sponsor che l'hanno sostenuta una fetta del merito. Un massiccio sostegno economico e organizzativo è indispensabile per emergere in questa competizione. Al party offerto dal consorzio della sfida italiana ci sono proprio tutti. Skipper, armatori, timonieri delle altre barche, le personalità del mondo sportivo e politico, americane e non. Il grande sforzo italiano è unanimemente riconosciuto ed è oggetto di ammirazione. Arrivata in America con la nomea di Cenerentola dell'America's Cup, Azzurra si contende il diritto ad entrare nelle semifinali con avversari del calibro di Canada e Challenger. Giungono fino a qui gli echi di una popolarità che in Italia ha superato ogni più rosea previsione. Mai la vela aveva occupato tanto spazio sui mezzi di comunicazione. Un intero paese tifa Azzurra. Ogni 3 giornate di regata si osserva un turno di riposo che il riposo non è. Di buon mattino l'equipaggio è alla base operativa, i cantieri Newport Offshore. Come ogni macchina da corsa che si rispetti, anche Azzurra ha bisogno delle sue cure. Ogni parte viene controllata minuziosamente, l'albero, la coperta, il timone. Vernici speciali vengono applicate alla parte immersa. Nuove modifiche e migliorie vengono decise. Mentre Azzurra si riposa, andiamo a guardare cosa combinano Australia 2 e Victory. Per cercare di contrastare la straordinaria maneggevolezza della barca australiana, Victory la porta in mezzo alla flotta degli spettatori. È una regola antica di questo sport. Più grande è la confusione, maggiori sono le possibilità di trovare lo spiraglio vincente. E se questo non accade, pazienza. Il più debole non ha mai nulla da perdere. Anche durante il giorno di riposo, Azzurra effettua un'uscita in mare, lasciando che siano gli altri a darsi battaglia. La kermesse di Victory non ha dato i frutti sperati e Australia vince questa partenza. I nostri, soli, affidano le armi per la prova successiva. A 2/3 del girone eliminatorio, dopo il round robin B, Azzurra è quarta in classifica dietro a Australia 2, Victory, Challenge e davanti a Canada, France e Advance. L'accesso alle semifinali è traguardo ambito. I ragazzi spendono tutta la giornata in barca e nulla viene lasciato al caso.
Si stringono i tempi per preparare la fase decisiva, il terzo e ultimo girone eliminatorio. I canadesi lavorano alacremente attorno al loro scafo per rosicchiare ancora qualche centesimo di nodo di velocità. Sorte diversa è toccata purtroppo agli australiani di Advance, che disalberano. Il logoramento dei materiali è enorme. Le precauzioni non bastano mai. Su Azzurra viene montato un nuovo albero che, oltre a rappresentare materiale fresco, sarà più efficiente del primo, permettendo una migliore regolazione della randa. Si riprende e mentre sull'elicottero sale un ospite d'eccezione, Azzurra naviga verso l'ennesimo duello, verso le sfide più importanti. Dal cielo lo spettacolo è straordinario. La guerra dichiarata diventa una danza, una sequenza di figure obbligate anziché la serie di spietate mosse tattiche, come in effetti è. Nel Robin C, Azzurra compie il suo vero capolavoro, dando il meglio di sé nelle regate decisive. Su 16 prove se ne aggiudica ben 9. Sconfigge 2 volte i francesi, 2 volte gli australiani di Advance, una volta Victory 83, una volta i canadesi e 3 volte Challenger, salendo al terzo posto ed entrando in semifinale. Al quarto termina Canada, che all'ultimo sorpassa Challenger. Dopo Azzurra, i canadesi hanno rappresentato la seconda sorpresa di questa edizione della Coppa. Guardate questi ingaggi con la nostra barca. Al giro di boa non li divide neppure una lunghezza e gli scafi quasi si toccano. Australia 2, qui nell'ultima prova contro i cugini di Challenge, vince le eliminatorie dimostrando un passo formidabile. Ne sono impressionati gli stessi americani, che temono molto questo sfidante venuto dall'altro emisfero e che vanta un'esperienza ormai notevole. Per la sesta edizione consecutiva sarà proprio un equipaggio australiano a contendere al New York Yacht Club la Coppa America. Quanto a Challenge, perdendo per 24 secondi la prova decisiva con Azzurra, dà al nostro equipaggio la certezza dell'ingresso alle semifinali. Sull'onda di questo successo, il presidente dello Yacht Club Costa Smeralda annuncia ufficialmente la prossima sfida del consorzio. Ci sarà un'altra Azzurra, un nuovo 12 metri italiano. To a challenge for the America's Cup in 1986, wherever the Cup is held. Già, avete visto bene. Questa è la Coppa America, non più custodita nelle austere sale di New York. Dopo 132 anni, 24 sfide, 85 regate con 77 vittorie americane, anche la leggenda dell'America's Cup è crollata.
Australia 2 costringe il defender americano Liberty a giocarsi tutto in una sola prova. Con 3 vittorie ciascuno, la 7ª regata diventa uno spareggio. Lo scontro del secolo si corre il 26 settembre 1983 e fino all'ultimo sembra che il mito debba resistere. Liberty vira in testa la prima, la seconda, la terza e anche la quarta boa. Ma prima della quinta, Australia 2 riesce a superarlo e ad accumulare un vantaggio di 8 secondi. Il miracolo, l'evento che appariva stregato, accade alle 17.21 locali, quando John Bertrand, timoniere skipper di Australia 2, taglia il traguardo. Al 7º assalto, l'Australia ce l'ha fatta. Attorno al loro scafo, con la misteriosa e rivoluzionaria chiglia finalmente rivelata, dei ragazzi per la prima volta non americani vivono una notte di gloria, un momento magico. Bravi, non c'è dubbio. Non meno affollato è il ritorno degli azzurri. In Costa Smeralda più di 5.000 tifosi accolgono l'equipaggio al rientro da Newport. Rappresentano l'Italia, un paese che ha trepidato, sofferto e poi gioito per una barca. L'appuntamento è fra 4 anni, a Perth. Un altro duello, un nuovo campo di regata, in ricordo di questi meravigliosi giorni. I giorni di Azzurra.